Ciao amici di Versami Ancora. Allora, eccoci qua. Oggi ci hanno mandato un super regalo, un pacco regalo con dei vini da assaggiare. Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Io l'ho già aperti, però voglio riaprirli con voi. Abbiamo un Piedirosso, una Lacrima Christi e un Aglianico. Allora, ovviamente siamo in Campania. Seguiteci perché andiamo adesso a degustarli. Sono molto 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 felice di questo dono e sono contenta di condividere con voi tutta la fase della degustazione. Eccoci qua, siamo arrivati all'assaggio, io ho già aperto le bottiglie. Due paroline veloci veloci sull'azienda. Allora, siamo in Campania, siamo ai piedi del Vesuvio, della parte dell'entroterra, non quindi verso il mare. Siamo nel comune di Somma, ai piedi del Monte Somma, che è anche parco nazionale. Ci sono tutte quante le caratteristiche per fare un vino spettacolare. Quindi io passerei all'assaggio. L'azienda, vi voglio dire solo una cosa, è un'azienda storica, perché parliamo di 100 anni. Non fanno milioni di bottiglie, quindi è un'azienda a conduzione familiare che lavora bene e che lavora con tanto amore. Andiamo! Partiamo dal primo. Questo è Piedirosso, vitigna autoctono della Campania, buonissimo, frutti rossi, chiamato anche Pereppalum. Il colore è un rosso porpora intenso, assolutamente, e questo è proprio tipico di questo vitigno. Al naso abbiamo frutta rossa. Che ve lo dico a fare? Allora, il Piedirosso a me piace tantissimo. Il vino si chiama Casamale ed è un Vesuvio Piedirosso. Allora, in bocca ritroviamo assolutamente quello che sentiamo al naso, quindi questa frutta rossa intensa. Lo trovo molto corposo, vellutato. È buono, è veramente molto buono. Allora, passiamo al secondo. Era 79, questa è Lacrima Christi, è una DOP rosso. Lacrima Christi si può fare sia bianco che rosso, ci sono tantissime leggende su questo nome. Qui abbiamo Piedirosso e Aglianico, che sono le uve con cui si fa la Lacrima Christi. Quindi passiamo all'assaggio. Qui passiamo a un colore sempre rosso porpora, ma un pochino più scuro. Sicuramente sarà la percentuale di Aglianico che c'è dentro. Allora, al naso lo sento più duro, più intenso, è un vino più importante, questo è l'Aglianico che gli dà questo sentore. Allora ragazzi, questo è un vino molto molto equilibrato, ha una parte fresca bella evidente, a naso direi etereo, che è tutta quella parte lì che un po' ci fa sognare, che ci dà comunque il senso di un vino molto molto importante. Il tannino è bello presente, però anche elegante, perché comunque c'è, ma piano piano va dolcemente a scomparire. Direi che anche la Lacrima Christi la fanno in maniera favolosa. Ok, eccoci qua, Punta Nasone, terzo vino ed ultimo. Qui abbiamo un Aglianico in purezza, quindi diciamo quello che tutti conosciamo della Campania sicuramente è questo vitigno, l'Aglianico. Ora andiamo ad assaggiarlo. Già il colore molto interessante, abbiamo un rosso porpora ancora un pochino più scuro, naso sempre di frutta rossa molto molto matura. Allora, in bocca rispecchia assolutamente il naso, è molto molto complesso, io ancora lo sento, sono passati secondi, dopo 10 secondi possiamo iniziare a dire che un vino è complesso, e questo assolutamente è un vino complesso. Al secondo assaggio, il secondo sorso ci fa veramente rendere conto di quello che abbiamo nel bicchiere, perché il primo ci prepara la bocca. Sento una parte molto ematica, frutta rossa tipo amarene, ciliegie, prugna secca. Io direi che questa azienda vale la pena di essere assaggiata. Mi ero dimenticata di darvi dei consigli sull'abbinamento. Allora, con il Piedirosso io vi consiglio anche una bella pasta, una pasta anche all'uovo, con un bel ragù di carne rossa e pomodoro. Quindi semplice, ma vi regalerete un momento meraviglioso. Passiamo alla Lacrima Christi. Qui possiamo andare su dei formaggi stagionati, quindi bicchierino di vino, pezzettino di formaggio, bello stagionato però. E l'Aglianico. L'Aglianico, carni rosse assolutamente. Se volete invece mangiarci un formaggio, un semi stagionato, o possiamo andare anche sulla cacciagione. Grazie infinite a questa azienda, alla Tenuta Agustea. Spero presto di andarla a visitare quando ce lo permetteranno. Seguite il mio consiglio, cercateli e assaggiateli anche voi. Ciao!